È venuto a farsi servire o a servire a lavare i piedi? Appena siete fuori, tanto lo rigirate. Certo che è vero, mica racconto male, io sono qui per annunciare il Vangelo, devo rendere conto dopo io al Signore di quello che ho detto, non posso imbrogliare. Io ho rinunciato a farmi una famiglia, ma non per andare in giro a imbrogliare le persone, ma per raccontare ciò che Gesù di Nazareth mi ha detto di raccontare. Il Dio vero non è il padrone che mi dà ordini e mi paga alla fine. Il Dio è lo sposo che mi ama in modo incondizionato, perché ha perso la testa al punto da venire lui a cercarmi, perché lui aveva bisogno di me. Noi tiravamo avanti lo stesso, un po' da bestie, tiravamo avanti lo stesso, lui stava male ed è venuto perché ci vuole fiducia, solo questo, non per picchiarci, per castigarci, per renderci felici, indicarci il cammino per essere uomo, quello della libertà. Il salmista lo ha capito e lo vuole incontrare nel Tempio, e voi vedrete che lui è un innamorato, non è un servo che ha paura. Cos'è che fanno gli innamorati? La prima cosa, qual è la parola che gli ritorna più in mente? Dai, ripensate un pochettino al tempo del fidanzamento, poi magari le cose entrate alla routine, ma nel tempo in cui davvero si perde la testa, a Bergamo la chiamano l'età della stupidera, non si capisce niente, non si ragiona più, in mente vi torna sempre il nome della persona amata, tutto vi richiama quello. Se la ragazza di cui era innamorato si chiamava Lina, uno passa da Linate e gli viene in mente la Lina. Tutto gli richiama quello. Provate a contare quante volte ricorre il nome dell'innamorato. Guardate, ve lo dico io, sono 15 volte, ve le ho sottolineate. Giratelo, Dio è Signore 15 volte in 13 versetti, cioè ogni volta che apre bocca lui parla della mamma. Allora fa tutto il cammino, arriva sul Monte degli Olivi, contempla il Tempio, è una vita che desiderava vedere questa meraviglia. Chi non ha visto il Tempio non ha visto una meraviglia che c'è nel mondo, dicevano i rabbini. Il Tempio che Gesù ha visto, quello di Erode, era, le meraviglie del mondo erano 7. Gli archeologi israeliani dicono le meraviglie del mondo non erano 7, erano 9, perché 2 meraviglie nel mondo erano nel Tempio. La spianata era un prodigio di architettura e di ingegneria. Pensate, nella spianata del Tempio ci stanno tutte e tre le piramidi di Giza, tutte e tre stanno dentro l'arco. È una meraviglia di ingegneria, la spianata. Il Tempio, un'altra meraviglia. Immaginate questo pellegrino che dalla cima del Monte degli Olivi contempla il Tempio del Signore con tutte le folle che vanno là. Dalla cima del Monte degli Olivi immaginate di sentire le trombe suonate dai Leviti, i canti, il profumo che sale al Signore degli incensi, erano abbondantissimi, tanto che dicevano nel Talmud, cioè che quando il profumo degli incensi saliva verso il cielo starnutivano le vacche di Gerico. Vabbè, vediamo un pochettino, ma per avere l'idea di come stavano. E in cima al Monte degli Olivi, e sentiamo adesso cosa ci racconta questo pellegrino. Che delizia le tue dimore. Oh, Mario di Dot in ebraico vuol dire che
che tende d'amore, la tenda d'amore. Lui è innamorato del Signore e vede lo sposo nella tenda d'amore. Signore dell'universo, gli eserciti non sono quelli con la spada, eh? Signore degli eserciti vuol dire il Signore che dà gli ordini all'esercito del cielo, che sono gli astri del firmamento, che obbediscono sempre al Signore, e poi in terra c'è l'altro esercito, che è Israele, che è fedele alla parola e agli ordini del suo Dio. Ecco lì i due eserciti, nulla di spade o di cannoni, eh? Dio dell'universo, ma di per sé è meglio Dio degli eserciti, l'esercito del cielo che obbedisce. Domani mattina sappiamo a che ora esatta sorge il sole, perché è l'esercito del cielo. Signore degli eserciti, vi è meno il mio respiro mentre anello gli atri del Signore. Provate a pensare un pochettino al tempo dell'innamoramento, 17, 16, proprio quando si perde la testa per la prima volta e quando ci si avvicina alla casa dell'innamorato o dell'innamorata. Vi è meno il mio respiro. Mentre anello gli atri del Signore, domanda, la domenica, quando si va verso il Tempio del Signore per l'incontro con la comunità, vi è meno il tuo respiro? Si va per ricevere. Si va per mettere il bollino in modo che dopo ci si presenta al Signore che ho tutti i bollini in ordine e non mi manda all'inferno. No, basta. Si può precettare qualcuno a far festa? Festa di precetto. Si può precettare un'innamorata perché deve andare, se non va, una volta per settimana, tre quarti d'ora? No. Il giorno in cui non parleranno più di festa di precetto, festa di precetto, precettare a far festa, vuol dire che non hai capito niente, è bisogno di stare con la comunità, buona, cattiva, ma anche in casa il marito o la sposa, mica sono perfetti, hanno i loro difetti, molte volte sono antipatici, si sente spesso gridare, no? è normale, anche nella comunità cristiana. Però è bello stare insieme, stamattina ha cantato bene, ci si è dato il segno della pace, sono passati i chierichetti ad agio. È bello, quando io sono entrato in chiesa stamattina mi è piaciuto tantissimo, cioè la gente si salutava, è bellissimo, si entra in certe chiese dove ha forato. No, poi dopo era bellissimo perché quando è iniziata la liturgia non si sentivano più le mosche volare, ma qui si riunisce la comunità e quindi è una gioia. Ma guarda come stai, stai bene? No, ho fatto un po' di influenza. No, ma adesso ti stai riprendendo. Poi inizia la celebrazione. Ma se io mi riunisco lì e poi faccio ancora le preghiere mie personali, allora sto a casa. C'hanno ragione i giovani che dicono: cosa ti vado a fare? Prego meglio da solo, che non mi disturbano nemmeno. Poi non vedo magari certe facce poco simpatiche. E no, si coltiva la gioia di stare con la comunità. Anelo gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano per il Dio vivente, il Dio della vita. Il Dio denaro è un Dio morto. Il Dio della corruzione è morto. Il Dio della vita ti fa essere un uomo. Perfino il passero, questo sembra San Francesco proprio, lui vede che ci sono i passerotti e le rondini
che pongono il nido nel tempio. Persino il passero ha trovato una casa, la rondine un nido, cioè l'invidia che lui prova, perché dice, pensa, il passerotto e la rondine possono sempre stare vicino al tempio del Signore, io invece posso venire solo una volta. Capite che è l'innamorata la quale dice, io qui a trovare il mio ragazzo posso venire solo due volte in settimana perché devo studiare, ma beato il suo amico, sono sempre vicini loro due, scherzano insieme, beati loro, beati questi passerotti. Sapete che idea gli danno? Questi passerotti che depongono la loro nidiata, i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re, mio Dio. Mi vengono in mente questi nidi, quando vedo le famiglie, papà, la mamma, i due figli, tre magari, insieme, che vengono nel Tempio del Signore. Sono proprio i nidi che però entrano nel Tempio del Signore, che è la comunità. Poi scende dal Monte degli Olivi, dopo aver contemplato, un'altra cosuccia però da tenere presente, mi viene in mente che nel Talmud, sapete, un libro sacro, dopo la Bibbia c'è questa raccolta di tradizioni e di leggi sacre per Israele, il Talmud, la Mishnah con il commento del Talmud. In questo Talmud c'è un trattato che è quello delle Berakot, Berakà e benedizione, Berakot sono le benedizioni. In questo trattato delle benedizioni si benedicono tutte le creature, eccetto una. Quale? Gli uccelli. Ai contadini piacciono gli uccelli? No, perché vanno a casa tutto. Vedete, i contadini che seminano il grano. Loro erano contadini, gli uccelli non li benedivano. L'unica creatura che non benediva. Nel Tempio del Signore sono accolti anche gli uccelli. Nel Tempio del Signore accogliamo tutti, va bene? Anche quelli che a volte non benediciamo, ma anche loro, lasciamoli entrare nel Tempio del Signore. E alla domenica, quando andiamo al Tempio del Signore, che non è la chiesa, potrebbe essere sotto un albero, al Tempio del Signore, l'incontro della comunità. Scende, perché adesso è ansioso di arrivare fino nel Tempio, chi incontra? I sacerdoti e i leviti. Beati coloro che abitano nella tua casa, cantando sempre le tue lodi. È quello che vi dicevo prima, no? Beato quell'amico che è sempre accanto al mio ragazzo, beata quella ragazza che so che è invidiosa di me, gelosa, ma lei lo vede sempre, io purtroppo. Beati coloro che sono sempre con questo Tempio del Signore. La risposta adesso che riceve dai sacerdoti: beato colui che trova in Dio la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Beato chi a un certo punto nella sua vita decide di andare verso il Tempio del Signore perché ha visto che è bello. Beato quel giovane che magari era uno scapestrato, ma ha visto la bellezza del Tempio del Signore e ha deciso il santo viaggio che lo porta a unirsi alla comunità. Attraversando la valle della Baccà, bevono la sua sorgente. E da qui Baccà vuol dire pianto anche. Da qui è nata la valle di lacrime. È qui che è nata la valle di lacrime della Santa Regina, per un errore di traduzione. Perché non è la valle di lacrime, ma la valle che si chiamava di Baccà. Probabilmente perché lì c'era stata una battaglia e quindi avevano perso la valle del pianto. Ma la valle di Baccà non c'entra la valle di lacrime. Va bene. Bevono la sua sorgente, la pioggia d'autunno la veste di cisterne. Avanzano con ardore sempre crescente finché il Dio degli dèi appare loro in Sion e gli ultimi passi li fa di corsa.
non vede l'ora di arrivare. La preghiera adesso, la preghiera molto bella. Il cristiano quando va in chiesa, quello medio, va in chiesa per che cosa? C'è un'artrosi. Andate dal medico, no? Andate a pregare il Signore, dice c'è un'artrosi, ma la mia vita però ha senso ancora. Dimmi un po' che sono un po' soffrendo, ma lui ti dirà che senso può avere. Ma poi il medico ti deve risolvere le cose. Guardate la preghiera di questo pellegrino innamorato. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia supplica. Esaudiscimi, Dio di Giacobbe. Guarda, oh Dio, nostro scudo, vedi il volto del tuo consacrato. Oh, questo è commovente. Torniamo all'innamorata. L'innamorata da quale arriva dal suo ragazzo, quando gli spalanca la porta, cosa gli dice? Guardami in faccia, ti piaccio? Chiaro? Sono bella, eh? Guarda il volto del tuo consacrato. È ciò che diciamo noi quando arriviamo all'incontro con il Signore nel Tempio. Guardami. Sì, io ho fatto qualche marachella, ma sono bello. Sono bello. Guarda il volto del tuo consacrato. Il volto non è perché lo guardi colui che ce l'ha, è per essere visto dagli altri. Nessuno di noi riesce a vedere il proprio volto, eh? Solo nello specchio, ma lui non riesce a vederlo il volto. Chi ci riesce me lo dica, così lo vedo anch'io. Non puoi vedere. Il volto è fatto per essere visto dagli altri. Ed è bello che lui mostra il proprio volto all'innamorato. Guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è preferibile un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che dimorare nelle tende del malvagio. Il sacerdote ha sentito questa preghiera e guardate cosa dice. Davvero, sole e scudo è il Signore Dio, concede grazia e gloria. Il Signore non nega i suoi benefici a chi ha una condotta integra. Signore degli eserciti, beato quest'uomo che confida in te. Il sacerdote il quale dice guarda che gente che c'è. Certe volte noi pensiamo di essere gli unici, ma c'è gente straordinaria al mondo che davvero è bella perché riproduce.